giudiziario. Ecco, perché in altri casi è successo l'esatto opposto. A proposito di personaggi prestati alla politica, lui ha mantenuto la sua dimensione etica, seria, tecnica, dice le cose come sono. E se noi abbiamo l'informazione quotidiana di quello che avviene, dobbiamo ringraziare quelli che dall'interno non hanno mai dimostrato di abbassare, come si dice, la schiena. E questa è la prima cosa che c'è rispetto ai 21 anni che dicevi tu, Carlo, no? E questa coscienza rispetto al patrimonio che rappresenta una struttura come questa struttura per acuti, con la DEA, Dipartimento Emergenza e Urgenza, quindi deve avere sostanzialmente questi requisiti per poter assolvere alle sue funzioni e ospedale generale di zona. E quindi quando sentivo Monica prima parlare di quello che c'è a livello di socio assistenziale collegato, mi veniva in mente quello che c'è dall'altra parte con l'amico Saccani e tutti gli altri che se ne occupano sul versante di Albanese, che non è da meno. E quindi c'è una filiera che è stata arbitrariamente scorporata, perché con quello che avevamo chiesto, quella deroga che è stata applicata solo per la Valle Camonica, e poi quelli di Asola che ci hanno fregato, alla fine anche loro non è che stiano votando mare di abbondanza. E nello stesso tempo, tutte le volte che si va a Cremona, forse qualche cosa sull'olio un po' viene fuori. Quando si va da altre parti, probabilmente il problema territorialmente per competenza non c'è, e quindi è come se non ci esistesse. E si parla di Pieve di Coriano, giustamente i loro problemi, si parla di Castiglione nell'Alto Mantovano, ma questo problema pare che non esista. Allora, il problema invece deve ritornare nella sua dimensione, non per menare il cappellaio o per fare del catastrofismo. Qui, ha detto Luigi, si sono persi X posti letto, ci siamo inventati. Qui, ha detto il Presidente, che ha raccolto complessivamente 1 milione di euro dei cittadini e delle amministrazioni, il Presidente con i baffi sotto tutti i profili, perché in effetti altrove questi milioni non si raccolgono, e allora vuol dire che la gente queste cose le vuole mantenere qui, perché quando sono partito mi ha chiesto per piacere davanti al notaio Bozzolo di fare col tempo del Presidente, abbiamo cominciato, sì, lo sa perché allora forse era assessore provinciale ai servizi sociali, ma sempre partecipato poi vice sindaco, ci siamo messi anche come comuni una mano nel mondo. Abbiamo detto pro capite, ogni comune tira fuori 1, 5 euro, quelli che vuole, e sostiene questa cosa qua. Ditemi se questo esiste dalle altre parti. Risulta, ma non perché siamo i più bravi, ma perché siamo consapevoli della situazione, che una mano sul portafoglio in questo caso, e non abbiamo i grandi industriali che ci hanno dato i milioni di euro, li abbiamo tirati fuori direttamente dal territorio, perché la differenza è anche questa. Abbiamo avuto i fondatori come Baroni che in punto di morte hanno fatto un piccolo lascito, quindi è iniziata una filiera che è dentro quei 400 anni di primato lombardo nella sanità e nella carità, come ha detto Ambrosoli. È vero, perché da 400 anni guidiamo queste impostazioni. Allora, questi, se non potenziano questi presidi di confine, va a finire che rispetto a Guastalla e rispetto alla situazione che c'è dall'altra parte, perché ognuno gioca le sue carte, vengono depotenziati. Quindi di fatto si perde quell'utenza che era il 20-30% di utenza emiliana, che viene costantemente portata verso altre direzioni, e anche i servizi sperimentali nuovi che sono iniziati in due settori, e poi c'è un documento che il dottor Borghesi ha già elaborato insieme ai sindaci a Gazzuolo, perché quando si dice che i mantovani non hanno presente è una balla, perché la provincia di Mantova invece, attraverso il suo presidente, il vicepresidente, l'assessore ai servizi sociali
e i sindaci del territorio, alcuni hanno detto magari di fresca nomina che se fossero nelle condizioni di andare a parlare alla direttrice generale o a Milano forse gli morderebbero un orecchio, ecco, ha detto così testualmente l'altra sera, gli ne direbbe quattro perché non è pensabile dimenticare tutto questo profilo territoriale anche del Mantovano. Così è venuto fuori, tu stai stendendo un documento tecnico con l'aiuto dei colleghi, di tutti noi, sulla questione, e la questione, anche se è stata affrontata e risolta in maniera, penso, quasi almeno soddisfacente, stando i comunicati che ho letto, però non ha risolto la questione legata alla ortopedia, non ha risolto le altre questioni collegate al depauperamento complessivo dei posti letto, non ha risolto le questioni collegate sia su Via Dana che su Bozzolo, perché alla fine su questi due ospedali, allora, siccome non si può avere tutto subito, io ringrazio anche l'onorevole Pizzetti che si è mosso insieme al sindaco nei posti giusti, però è la diffidenza non rispetto a loro che sono dalla nostra parte, ma rispetto a chi ha partorito quel piano di organizzazione aziendale che va in una direzione opposta, perlomeno è nella natura contadina di chi vi parla, ma di tanti altri che pur non essendo contadini fidarsi bene, eccetera, eccetera. Allora a questo punto siamo in attesa di quella pubblicazione, ma l'impegno successivo è, per quanto riguarda una struttura che per la terza volta consecutiva ha garantito il conseguimento della Joint Commission, come io ho letto dai documenti che il dottor Borghesi mi ha dato e come ci è stato detto quando siamo andati negli incontri, bene, ha bisogno anche di un rafforzamento sull'intensità di cura, perché la prospettiva è di guardare dove appunto volge la nuova sanità. Quindi i focus sulle cose che possono sostanzialmente garantire in prospettiva rispetto ad una standardizzazione anche degli elementi di qualità che danno alla struttura la possibilità non solo di sopravvivere ma di avere delle prospettive di avanzamento sul futuro. E poi la questione delle direzioni generali, che non sono solo a Cremona ma sono anche a Mantova. Gli impegni che aveva assunto l'allora assessore Bresciani non sono stati mantenuti. I mantovani di Via Dana dicono che le cose che dovevano anche verso l'aggregazione su Cremona dei loro servizi non è andato avanti un H di nulla di quello che avevano promesso. Se andate a sentire a Bozzolo mi raccontano quello che succede, quindi una convergenza di stati della sanità generale o meno della zona, dei quattro direttori generali delle ASL e delle aziende ospedaliere insieme, deve essere fatto. Deve essere fatto anche perché rispetto all'Aragona ci sono stati degli impegni nei protocolli originali che non sono stati mantenuti e oggi si rischia, magari con delle scelte avventate, di mettere in difficoltà e in crisi anche queste strutture. È stato detto prima, io condivido. Quindi la battaglia è cominciata, grazie a chi si è impegnato, ma è solo una operazione ancora aperta. Le risorse si diminuiscono, però dice Brosoli che rispetto a queste si possono anche spendere meglio e spendere in una maniera un po' più equilibrata rispetto ai vari territori. Ecco perché vi sono stati degli investimenti anche di nuovi ospedali nella regione Lombardia da parte di questa giunta, però quello che colpisce di più la persona oggi è quello come sono stati spesi. Giustamente chi vi ha preceduto ha citato tre casi, ma ce ne sarebbero anche degli altri, nei quali le cose non sono andate. Quindi nei dibattiti di questi giorni si parla molto che le siringhe costano meno in Lombardia, però forse si parla troppo poco delle paccate di milioni che sono state sottratte ai pazienti, alla clientela come la chiamano loro, io dico agli utenti e ai cittadini, e sono andati nelle tangenti. Grazie, onorevole Torchio.